Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la festa dei Santi Arcangelo, Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, che hanno annunciato gli eventi fondamentali della salvezza. Affidiamo agli Arcangeli le nostre comunità parrocchiali, le nostre persone, tutti coloro che si sono affidati alle nostre preghiere. E in questa celebrazione ci uniamo al ringraziamento di 5 suore religiose della Consolata che ricordano i primi 50 anni di vita religiosa. Preghiamo per loro perché il Signore faccia fare una rinnovata esperienza del suo amore per loro e per l'umanità, quello sguardo intenso di amore che è stato all'inizio della loro vocazione e risposta, continui, anzi aumenti sempre più e faccia sperimentare un amore che spinge poi all'imitazione e al dono della vita. Chiediamo perdono tutti se non sempre questo amore del Signore per noi è percepito, vissuto e attuato poi nelle scelte di ogni giorno. Pietà di noi, o Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Riconosci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e gli angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore. Grande è la gloria del Signore. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io t'ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli riprecò Natanaele: «Rabbi, tu sei figlio di Dio. Tu sei re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste».
Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Parlando degli angeli, Sant'Agostino ci ricorda come il nome che hanno non indica la loro natura, ma la funzione, il compito che hanno. E quindi noi vediamo questi tre arcangeli presenti nella storia della salvezza: Michele, il capo della corte celeste che combatte e distrugge il demonio. Raffaele, medicina di Dio, lo troviamo presente nel libro di Tobia, e poi Gabriele, l'annunciatore della salvezza. Ma qui a Fatima abbiamo un angelo particolare che è stato quasi preparazione alle apparizioni della Madonna. Ci dice Lucia che per ben tre volte l'angelo apparve loro dando precise indicazioni, che poi saranno riprese dalla Madonna e che costituiscono il tesoro di Fatima da portare con noi. La conversione l'abbiamo visto con la diocesi di Viterbo, una conversione che non si basa sulle azioni da cambiare o alle azioni da introdurre nella nostra vita, ma è un aprire il cuore a Dio, al suo amore e alla sua misericordia. Misericordia. Una conversione che diventi incontro con il Signore per poi viverlo e testimoniarlo. Verrà la conversione delle azioni, che durerà se sarà conseguenza naturale di un incontro rinnovato con il Signore. Credo che il ritornare a Dio, a cui ci invita più volte la Madonna più a Fatima, possa essere per ciascuno di noi, preti e fedeli, laici e consacrati, uno degli impegni da portare con noi. Accanto a questo, il secondo impegno è quello della preghiera, soprattutto del rosario, e terzo, che può sembrare qualche cosa di difficile oggi, chiesto dall'angelo, la riparazione, che ci presenta una delle realtà della nostra Chiesa. Dice Paolo VI nell'Indulgenziarium Doctrina: esiste tra i fedeli una profonda solidarietà, sia nel bene, sia purtroppo nel male. Questa solidarietà fa sì che l'azione buona di uno diventi utile e vantaggio per tutti, l'azione anche nascosta, negativa ad una sola persona, diminuisce la credibilità e la santità di tutti. Se mi permettete un esempio banale, prima nei condomini, nei palazzi, c'erano i cassoni contenitori dell'acqua all'ultimo piano. Ne erano 5, 6, 7 secondo la capienza del palazzo ed erano collegati dal basso. Se uno aggiungeva un secchio d'acqua in uno dei cassoni, il livello dell'acqua aumentava in tutti gli altri. Si toglieva un secchio d'acqua da uno dei cassoni, il livello degli altri si abbassava. Ecco l'esempio di questa nostra solidarietà. E l'angelo e Maria ci mettono davanti, quasi con le spalle al muro, e vorrei che lo portassimo con noi come impegno, il ricordo di Fatima. Tante persone si dannano
perché non ci sono persone che pregano e si sacrificano per loro. C'è da tremare, veramente. Ed ecco questi bambini che avevano talmente assimilato l'invito della Madonna che davano alle pecore il loro piccolo pasto, la merendina che la mamma dava loro quando partivano, mettevano, gettavano l'acqua per terra per non bere e fare un sacrificio per la conversione dei peccatori. Questa solidarietà da sentire, che ci coinvolge nella testimonianza di vita, che è il primo impegno apostolico di ciascuno, perché il cristianesimo, ci ricordava Papa Benedetto, si trasmette non per proselitismo, ma per irradiazione. L'esempio che attrae, fa incontrare poi le persone con il Signore, fa fare esperienza di Chiesa. E accanto all'esempio, questo nostro offrire, qualche rinuncia, qualche sacrificio, l'angelo diceva ai pastorelli, tra i sacrifici accogliere serenamente le sofferenze che la vita porta con sé e offrirle al Signore. Ecco, sentire questa profonda solidarietà. La Chiesa la chiama anche comunione dei santi, in cui ciascuno si sente responsabile dell'altro e di tutti, e ciascuno cerca con la propria vita, il proprio impegno e la propria penitenza di essere di aiuto, sostegno per tutti. E quanto Fatima ci ricorda, e credo che sia per ciascuno di noi un ricordo che diventa impegno di questo pellegrinaggio. Affidiamo a Maria le nostre intenzioni, sia di conversione, sia di impegno nella preghiera, sia in questo farci carico di tutto ciò che è negativo, dei peccatori e delle persone che nel mondo sono lontane dal Signore. Ci sostenga Maria in questo nostro cammino, per noi, per le nostre comunità, per la Chiesa intera. Affidiamo la nostra preghiera al ministero degli arcangeli, messaggeri di Dio e nostri intercessori. Preghiamo e diciamo insieme: per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, o Signore. Per il popolo di Dio, perché con la protezione dell'Arcangelo Michele possa mantenere intatta la sua fede e respingere gli assalti del maligno, preghiamo. Per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Per i ministri dell'altare, perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi misteri, preghiamo. Per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Per tutti gli educatori, perché a imitazione dell'Arcangelo Raffaele siano guide generose e sagge di chi è affidato alle loro cure, preghiamo. Per l'intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. Per gli evangelizzatori e i catechisti, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele
siano portatori fedeli del lieto annunzio e lo confermino con la santità della vita. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, oh Signore. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore li guidino nell'esodo verso la casa del Padre e li conducano alla santa Gerusalemme del cielo. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, oh Signore. Signore, guarda con amore l'offerta rinnovata di sé di queste nostre sorelle della Consolata nel cinquantesimo della loro professione religiosa. Dona loro di perseverare con fedeltà e generosità sulla via del Vangelo per restituire nella lode e nell'amore tutti i doni ricevuti dalla tua bontà. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli i nostri voti e le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli esseri beati tu ci riveli quanto sei grande ed amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui tutti gli angeli proclamano la tua gloria. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Dio dell'universo.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il nostro Vescovo Lino e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la gioia, la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico, che con l'aiuto dei tuoi angeli e con l'aiuto dei tuoi angeli fa che avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Monsignor Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo, benedice ora tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Preghiamo. O Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima, recitiamo insieme la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il Dio musulmano. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona nuova del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioia e dolore le verità eterne che il Padre. Mostraci la forza del tuo amico e del tuo cuore, che il tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unisci ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli attraverso di te, a Dio mi consacro, ovvero il mio rosario di Fatima. E alla fine, una volta il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.